Mascherine in aula anche durante la lezione per i bambini dai 6 anni in su. Una decisione, quella presa dal governo, ancora difficile da digerire per molti genitori della provincia di Pesaro Urbino. Circa 200 famiglie con figli che frequentano le scuole primarie e secondarie hanno già indirizzato una lettera aperta alle istituzioni per contestare la circolare del Ministero dell'Istruzione del 4 novembre scorso, con la quale viene imposto agli studenti delle scuole elementari e medie l'uso della mascherina anche in condizione di staticità, cioè quando sono seduti al banco. Genitori preoccupati per la salute dei loro figli, soprattutto per coloro che a causa del tempo pieno rimangono a scuola per oltre 5 ore. Mamme e papà pronti a scendere anche in piazza per dire no alla mascherina sui banchi ed anche alla didattica a distanza. Sappiamo benissimo che l'uso prolungato della mascherina non è agevole, non è comodo per un adulto, tantomeno lo sarà per un bambino che comunque già sta vivendo una situazione comunque critica a scuola. Discutiamo che ci sia un interesse da parte delle istituzioni affinché abbiano un occhio vigile e attento sulle condizioni all'interno delle scuole, sul perché le misure si sono ristrette in quest'ultimo periodo all'interno delle classi e perché ci sono bambini di 5, 6, 7 anni molto piccoli che devono passare nel tempo pieno fino a 8 ore con la mascherina sollevata. Il problema più grosso è che i bambini fra di loro stanno facendo la guerra e non possiamo permettere che i bambini fra di loro si facciano la guerra per la mascherina. È una cosa inaccettabile. Sono qui per dire che è inaccettabile questa condizione. Chiediamo un cambiamento, un aiuto dalle istituzioni affinché perlomeno per i bambini seduti non ci sia questa costrizione. Mio figlio mi racconta che addirittura chiedono spesso permesso per andare in bagno per poter respirare. Non respirano, soprattutto con queste mascherine distribuite a scuola. Come fa a vivere un bambino in questo modo, nervoso, senza concentrazione, senza poter avere un rendimento scolastico, un rendimento di concentrazione? Ci sono dei bambini anche un po' più timidi che fanno difficoltà anche a parlare, dei bambini con anche disturbi del linguaggio, ritardo del linguaggio, ed è molto faticoso per loro parlare sotto questa mascherina. È faticoso per noi, figuriamoci per questi bambini. Il portare la mascherina potrebbe comunque portare a venire fuori questi disturbi e non è il caso di arrivare a una manifestazione di questi disturbi proprio a scuola. Vogliamo un dialogo con le istituzioni su questo tema, che non è meno importante di altri. La mascherina non terminerà qui perché ci sono milioni e milioni di soldi. Quindi fare in modo di utilizzare un presidio chirurgico più pratico, magari una visiera in plexiglass che accontenti un po' tutti, così che i ragazzini possono andare a scuola tranquille, le insegnanti sarebbero tranquille, a casa sarebbero tranquille e si potrebbe continuare a fare istruzione, che i nostri ragazzini possano tornare a scuola e avere diritto all'istruzione in un contesto più tranquillo e sicuro per tutti.